non vi date pensiero di rubarmi del tempo, poiché il tempo più bene speso è quello che si spende nella santificazione dell'anima altrui, e io non ho come ringraziare la pietà del Padre Celeste allorché mi presenta delle anime che posso aiutare in qualche modo. Cari fratelli e care sorelle di Padre Pio TV, il Signore vi dia pace. Ecco, in questo ultimo giorno del mese di settembre vogliamo, come dire, concludere queste nostre riflessioni con una parola molto forte di Padre Pio. E mette davanti a noi, nella nudità della sua vita, nella semplicità della sua vita, ma anche nella profondità della sua vita, tutto quello che lui ha ricevuto, grazie a Dio, ma anche delle difficoltà da parte degli uomini. E la parola che tocca lui è molto importante, cioè la parola vendetta. Come dire che Padre Pio accoglie tutto quello che viene dal cielo e dalla terra come un cammino di crescita, come un dono per andare verso la glorificazione della propria vita e della salvezza della propria anima. Ascoltiamo le sue parole per meglio comprendere il proprio pensiero. Mai mi è passato per il pensiero l'idea di qualche vendetta. Ho pregato per i denigratori e prego. Semmai qualche volta ho detto al Signore, Signore, se per convertirli c'è bisogno di una sferzata, dalla pure, purché si salvino. Quanto ne ha ricevuto anche di male Padre Pio, eppure nel suo cuore, nella sua vita, sulle sue labbra, nella sua esistenza, non abbiamo mai visto un atteggiamento di vendetta. Perché la vendetta non entra proprio nello spirito del Vangelo, non entra proprio nel pensiero di Gesù. Il Signore si è lasciato fare anche da quelli che lo hanno denigrato, ha permesso a tutti di comunque anche di offrire la sofferenza sul corpo del Signore, fisica, morale, spirituale. E davanti a questo Gesù ha pregato per queste persone. Come sappiamo bene anche dalla visione degli Atti degli Apostoli, quando Stefano nel capitolo 6 proprio rivolge al cielo le stesse parole di Gesù sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non c'è traccia di vendetta sulla bocca di questi uomini grandi che hanno davvero voluto avvicinarsi tanto alla figura di Gesù Cristo. E se c'è bisogno di una conversione, se c'è bisogno di una correzione, se c'è bisogno di amore, ecco, sia Dio a dare una sferzata. Non sarà l'uomo a vendicarsi. Tante volte, soprattutto nell'Antico Testamento, vediamo il criterio della vendetta come fonte di male. Ma Gesù ci ha invitato, da quando c'è Lui su questa terra, ad amare il prossimo. Come dice nel capitolo 7 del Vangelo di San Matteo, quando ci invita: tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Questa infatti è la legge e i profeti. Ritroviamo lo stesso messaggio sia nel capitolo 6 di San Luca e anche nel Vangelo di Giovanni al capitolo 13, quando dice nel versetto 15: vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. È chiaro che l'esempio Gesù non ce l'ha dato sulla vendetta, non ce l'ha dato sulla cattiveria, sulla malvagità, ma ce l'ha dato sul perdono, sull'amore. Ecco, Padre Pio, nell'affermare queste parole, io non cerco la vendetta, ma chiedo la salvezza delle anime, mostra tanto coraggio, un coraggio spirituale. La parola coraggio determina un atteggiamento fondamentale e fondante per la nostra vita spirituale. Cor agitur. Cioè il coraggio vuol dire agire con il cuore, agire mettendoci il cuore. Quelle persone che hanno tanto lavorato sul cuore, che hanno tanto permesso a Dio di riempire il cuore, come la Madonna che conservava nel cuore tutta la vicenda di Gesù, di suo figlio, queste persone che agiscono con il cuore pieno dell'amore di Dio sono quelli coraggiosi.
che sanno individuare davvero il cammino spirituale del Vangelo e lo sanno offrire. L'alternativa è lo scoraggiamento, cioè non avere un cuore pieno di amore di Dio e offrirlo attraverso le azioni. Gli scoraggiati sono quelli che nelle azioni non ci mettono il cuore, lo stesso cuore del Signore Gesù. E a conclusione vorrei offrire la figura di oggi di San Girolamo, che è davvero uno studioso del pensiero di Gesù, della Bibbia, un innamorato della Bibbia, che è vissuto sempre a Betlemme ed è morto a Betlemme. Ecco, quest'uomo che si è lasciato, come dire, imprimere il sigillo, il dono di Dio nella propria vita, lo ha offerto all'umanità. San Girolamo, ecco, davvero diceva che la scrittura è la fonte di ognuno di noi, la conoscenza profonda di Dio. Chi non conosce la scrittura ignora anche la persona di Gesù. E grazie a Padre Pio che non soltanto si è innamorato della Sacra Scrittura, non soltanto si è innamorato della Chiesa, sua e nostra madre, non soltanto ha lasciato che i peccatori corressero a lui questa grande clientela mondiale, non soltanto ha risposto creando i gruppi di preghiera di Padre Pio, creando la casa sollievo della sofferenza, ma ha trasformato la sua vita di stigmatizzato in un infinito amore verso tutte le anime, rimanendo, come abbiamo scoperto nei giorni scorsi, il 22 settembre, rimanendo alla porta del paradiso in attesa che tutti i figli suoi spirituali entrino con lui nel regno di Dio. Pace e bene a tutti.